sono le 11:12, questa è Radio 19, la radio del secolo, e come vi abbiamo annunciato abbiamo due graditi ospiti. Io ho parlato di uno, ma in effetti sono due, perché sono due grandi calciatori molto amati dal pubblico genovese, soprattutto ligure in generale. Chi conosce il Genoa, la squadra del Genoa, non può non ricordare Nappi e Ferroni. Sono qui con noi. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutte e due. Allora, Marco Nappi, tu sei stato attaccante e mi hanno detto, perché io non vado a vedere gli annali del calcio, però sei stato il terzo più prolifico attaccante, quindi hai fatto più gol della storia del Genoa. È vero questa cosa che mi hanno raccontato o no? No, è vero, l'ho scoperto anch'io dal libro che era uscito, è uscito un libro molto carino dove parla di tutti gli ex del Genoa, e ho scoperto anch'io che ho realizzato con la maglia del Genoa in 6 anni 49 gol, voglio precisare, senza rigori, e questo è un punto a favore mio sicuramente. No, tu sei caratteristico, io ti ricordo con la tua chioma che ancora hai, intatta come la prima volta, che svolazzava per il campo, e quindi lui è Nappi, l'immagine di Nappi è quella. E poi abbiamo un difensore, un ex difensore, un attaccante e un difensore che si sono messi insieme, come dire, non dal punto di vista marito e moglie, intendiamoci, hanno altri gusti, ma si sono messi insieme per fare una cosa secondo me veramente meravigliosa. Da luglio di quest'anno hanno aperto, come dire, una scuola calcio. Sì, una scuola calcio. Chi mi parla di questa iniziativa? Ma l'iniziativa è nata da me e Armando il 2 luglio, abbiamo deciso di mettere sulla nostra esperienza al seguito di questi ragazzi che poi si iscrivevano alla nostra scuola calcio. Ne sono arrivati 61, abbiamo fatto delle leve chiuse, così almeno abbiamo la possibilità di seguirli bene, di convocarli tutti, così almeno giocano anche tutti, certo, i ragazzi. E abbiamo messo su questa scuola calcio, sta venendo veramente, stanno venendo tantissime soddisfazioni. Dobbiamo ringraziare principalmente Ivo Ghirlandini, che è amministratore delegato della Figempa, la società finanziaria che dà il nome anche alla squadra. Okay. E così ci ha dato questa sponsor, un grosso, certo, veramente un benefattore. Ecco, ma voi fate gli allenatori, qual è il vostro ruolo? Il mio ruolo, io sono presidente e allenatore della Leva 96, e Armando è allenatore della Leva 98, e più tesoriere, lui l'abbiamo fatto tesoriere. Ho capito, lui mantiene insomma le borse strette. Segretario tesoriere. Segretario. Ma soprattutto allenatore. Seguiamo con la nostra esperienza. Poi abbiamo dei collaboratori, abbiamo un altro sponsor che è del Papa, ci tengo a dirlo, perché anche lui ci ha dato un grande contributo. Poi abbiamo dei collaboratori che ci stanno dando una mano, perché sembra una cosa semplice, una scuola calcio, ma poi ci sono tutte le parti burocratiche. Ovviamente certo, noi siamo più bravi sul campo. E la vostra sede dov'è? È in via Gallo Barabino qui a Genova, vicino, pratica, e ci ha dato a disposizione sempre la Figempa un ufficio dove abbiamo postazioni di computer, dove possiamo fare tutte le nostre... Beh, è un ruolo anche sociale quello che vi siete dati, perché insomma gestire dei ragazzi, dei bambini a volte è sempre difficile, e una volta si diceva, no, che quegli sport tipo il pugilato e anche il calcio naturalmente toglievano i bambini dalla strada, però in effetti è vero, è così, una valvola di sfogo per il bambino. Poi il calcio è amato dai bambini, no? No, il ruolo sociale della vostra iniziativa. Ma sicuramente, sia a partire dal discorso di fare una scuola calcio, di far divertire i ragazzi e portare la nostra esperienza, come ha detto Marco. E poi volevamo fare qualche cosa di in più, e quindi stiamo facendo dei progetti sul sociale con degli istituti del CEPI per i Down. Stiamo cercando adesso di organizzare un torneo alla Fiera Primavera proprio per sensibilizzare questo problema. E vorremmo che anche chi è meno fortunato degli altri possa partecipare a questo sport, come hai detto, tu, stupendo. Certo. E poi il nostro sogno è quello di... Stiamo lavorando e stiamo arrivando veramente al traguardo. Allora aspetta, non dirlo il sogno, perché tra poco Nappi svelerà il suo sogno. Abbiamo una canzone, poi ritorniamo tra 3 minuti. Il condominio. Allora, obiettivi, voi avete un sogno, un obiettivo, qual è?
L'obiettivo nostro è quello che ne abbiamo parlato con Armando già dall'inizio, proprio appena nata la scuola calcio, e abbiamo fatto un tipo di collaborazione con il centro, il CEPIM, della sindrome dei ragazzi della sindrome di Down, e è quello di poter tesserare nella nostra leva un ragazzo con questa sindrome qui e farlo giocare, convocarlo, stare con i ragazzi. Perciò per noi sarebbe veramente un grossissimo. Saremmo i primi in Italia a fare una cosa del genere. Bene, bene, speriamo davvero sia una cosa che riuscirete a fare al più presto. Dobbiamo lanciare la canzone? No. Dobbiamo parlare del sito. Avete anche un sito voi, della squadra. In inglese Marco alla grande. posso lanciare 2000 canzoni. Poi possiamo annunciare. Allora, dai l'indirizzo del sito. Volete dare l'indirizzo del vostro sito? www.asd-meno-in-mezzo figempa.org o .it. Figempa con la N, figempa, sì, figempa. Come la finanziaria, come o punto it. Perfetto.